Ha letteralmente lanciato un'autentica bomba, ovviamente una bomba a livello di notizia, il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi. Infatti, secondo lui, il governo potrebbe cadere molto presto, nei prossimi mesi, secondo quello che avrebbe detto, e secondo lui potrebbero andare alle elezioni, o meglio a votare, a marzo del 2020. Sgarbi lo avrebbe detto a margine di un evento a Firenze, la città capoluogo della Toscana, rispondendo ad una domanda sulla bozza di riforma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dei giorni passati. Non ho letto la riforma, la bozza di riforma, avrebbe detto Sgarbi, il quale avrebbe aggiunto: non ho mai parlato con Bonisoli, ma non credo che faranno in tempo a fare una riforma vera e propria perché il governo cadrà prima. Si va a votare a marzo, si dovrebbe andare a votare in settembre, ma siccome settembre viene dopo agosto, agosto è vacanza, non puoi fare la campagna elettorale. Ma non possono andare avanti, sono soffocati, già adesso non c'è possibilità di dialogo reale tra i due componenti, ormai è come se si fosse in campagna elettorale. Insomma, secondo Sgarbi ci sarebbe questa eventualità. Chissà quello che accadrà. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video dal vostro narratore italiano, alias Leandro. Se in questo video fossero presenti delle inesattezze, mi scuso, ma ho utilizzato il condizionale, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di natura civile o penale. Un saluto caro a Vittorio Sgarbi e auguro a lui di buon lavoro.